parlando della come la, il digitale può aiutare un'impresa da un punto di vista amministrativo, nel settore legal, nel settore fiscal, quindi tutto ciò che riguarda l'amministrazione. Abbiamo affrontato nella tavola rotonda con Stefano e altri amici un po' la visione che possiamo avere e che volevamo trasmettere a tutti voi di quello che sarà il post-Covid. Poi abbiamo parlato di uno strumento molto importante, la finanza tradizionale, decentralizzata, quindi fintech, dimostrando, speriamo, che sono strumenti efficaci, messi a terra e facilmente anche utilizzabili, un po' di esperienza, qualche errore senza nessuna ricaduta. E poi abbiamo cercato di capire se la finanza può essere anche intercettata tramite i cosiddetti contributi o finanziamenti pubblici o privati, quindi dal Family and Friends al full, fino direttamente al contributo H2020 della Commissione Europea e di quant'altro. In questo slot, quindi, adesso desideravo poi chiedere a questi amici se possono raccontarci come il nostro progetto può andare sui mercati esteri. Il tema di questo incontro è l'internazionalizzazione. Abbiamo messo un grande punto di domanda, ripresa, noi vogliamo essere positivi, delle aziende italiane, quali sono i canali, le strategie, quali sono le esperienze, considerando il fatto che bisogna capire come andare all'estero, quali sono gli uffici, i canali a disposizione degli imprenditori, quale strategia per l'internazionalizzazione. Abbiamo in questo tavolo Samantha Barbero, in qualità di consulente, soggetto che aiuta molto gli imprenditori ad avvicinarsi a questo mercato. Abbiamo Gabriele Monteliciani e Matteo Concas, che invece sono imprenditori di successo, sono C-level di successo, hanno dimostrato che si può andare all'estero. Devo citare anche me perché faccio parte appunto del consulente, sempre con lo schema due imprenditori, due consulenti, il punto di vista. Ringrazio particolarmente chi è connesso avendo degli impegni importanti, so che abbiamo la Spagna presente, grazie Gabriele per esempio, e ringrazio particolarmente perché cominciamo a diventare sempre più international nel concreto. Per gentilezza, partendo per cortesia da Samantha, poi mi permetto di chiedere a Matteo e poi a Gabriele se possiamo fare una presentazione rapida. Sì, buongiorno a tutti. La mia società di consulenza, e-Business Consulting, è una piccola boutique di consulenza direzionale. Ci occupiamo di tutti i temi che andremo a toccare quest'oggi nella successiva presentazione, dalla gestione manageriale aziendale interna fino alla gestione dello sviluppo business, passando per le relazioni, le partnership e le alleanze strategiche. Ci occupiamo altresì di temi finance, collaboriamo con fondi di investimento, family office, club deal, acceleratori e incubatori per la ricerca di fondi capitali per PMI e startup. Siamo naturalmente coinvolti in tematiche legate all'M&A, quindi fusioni e acquisizioni, e tutto questo sia su PMI che su grandi organizzazioni. Italia e estero, naturalmente, il focus è sempre questo. Grazie Samantha, per cortesia chiedo a Matteo se puoi raccontarci sì. Chi sei, per favore. Buongiorno, mi chiamo Matteo, sono un imprenditore manager fintech, quindi lavoro nelle startup. Negli ultimi 3 anni ho lavorato in N26, che è una banca digitale, come General Manager Italia e Head of Growth Europe. E poi ho fondato la mia società, insieme ad altre persone, un acceleratore, sempre una banca digitale che è partita da Milano, focalizzata su piccole e medie imprese, si chiama Penta. E oggi condividerò un po' la mia esperienza, quello che è stato un po' la mia ricetta nel bene e nel male per lanciare una società straniera in Italia, per un'italiana all'estero e essere a capo di una startup che ha lanciato in molti paesi europei. Ottimo. Ti prego Gabriele, ci racconti chi sei? Sì, buongiorno a tutti, sono Gabriele Monteliciani, sono fondatore, uno dei fondatori e il CEO di Zerint, che è una startup italo-americana e internazionale, vi racconterò un pochettino un po' di esperienza dopo. Personalmente io sono un ingegnere gestionale, ho fatto un percorso di dottorato in ingegneria gestionale tra l'Università di Pisa e l'Università di Roma, Tor Vergata, e immaginandomi sempre tutto quello che è il mondo del trasferimento tecnologico, dell'innovazione e dell'imprenditorialità. Quindi mi ha sempre affascinato questo mondo, l'ho studiato, l'ho affrontato e poi sto cercando un po' di metterlo in pratica come imprenditore e come manager. Vi parlerò quindi della nostra esperienza come azienda in quelli che sono secondo noi 5 passi fondamentali per raggiungere un'internazionalizzazione sostenibile.
Siete veramente eccellenti, vi ringrazio, siamo bravissimi sui tempi. Avete, so che qualcuno di noi ha delle slide e poi le manderete in share voi. Chiedo a Samantha di cominciare a presentare, se è possibile, il suo punto di vista. Se gradisci, Samantha. Sì. Condivido lo schermo. Buon, bene, tranquillo, siamo in diretta. È già successo nei precedenti slot qualche problema. Se dovesse esserci, sappiate che abbiamo la regia che ci assiste totalmente. Ok? E, nel frattempo vi dico che stanno già arrivando delle Q&A che discuteremo con calma. Perfetto, Samantha. Stiamo vedendo che stai sharando. Perfetto. Ottimo. Benissimo. Oggi dunque tratteremo il tema PMI, in particolare l'internazionalizzazione come opportunità di ripresa, e andremo ad analizzare canali e strategie di crescita. Quindi come andare all'estero, gli uffici e i canali a disposizione degli imprenditori e le strategie per l'internazionalizzazione. Il focus è la crescita aziendale, anche se in questa fase si può parlare di rinascita. La crescita e rinascita di un'azienda PMI passa attraverso due tipi di canali, la strategia delle linee interne e delle linee esterne. Dove per linee interne si considera la capacità del management, cioè le azioni si concentrano sulla tecnica di management, dunque la riorganizzazione e l'efficientamento interno. Invece per linee esterne si considerano le azioni organizzate sullo sviluppo business, la capacità cioè di acquisire nuovi e profittevoli clienti, efficientare la base clientela esistente e creare nuove partnership di valore. Delle linee esterne fanno parte anche le fusioni e acquisizioni, che sono temi assolutamente molto importanti e strategici. Oggi ci concentreremo proprio sulle linee esterne. Un veloce dettaglio per identificare quante e quali sono le aree coinvolte nel successo di un'azienda. Abbiamo il Corporate Strategy and Organization, nella tematica di management, Performance and Optimization Audit, Project Management, Change Management and Temporary Management, Innovation Strategy e Digital Transformation, verifica necessità inespresse, come soprattutto in questa fase, in questa congiuntura, cioè il factoring digitale, tematiche legate al welfare, corporate social responsibility, ed headhunting e training. Per l'ambito invece sviluppo business troviamo i temi legati all'Institutional Relations PR, Ecosystem Building, Partnership and Alliances, Relationship Management, Business Development, Business Match, Sales Marketing, Fusione e Acquisizioni, Product Development, Sales Channel, Business Introduction, Facilitation and Acceleration. Altresì abbiamo temi comuni ad entrambe le aree, dove troviamo i finanziamenti privati e i fondi di investimenti, temi che in queste settimane sono assolutamente focali per la sostenibilità e la rinascita del comparto PMI. Procedendo, oggi ci concentreremo sul blocco relazioni istituzionali ed internazionali, partnership e alleanze strategiche, sviluppo business e relazioni e gestione relazioni, dove la somma delle due parti che si incontrano, 1 più 1, è uguale a 3, cioè rappresenta questo comparto, la creazione del valore. I temi di sviluppo sono sempre molto critici, apparentemente semplici perché non tecnici, ma dobbiamo fare molta attenzione perché solo apparentemente sono semplici. Per questi temi le skill considerate sono le soft skills, cioè competenze trasversali, di cui fanno parte una combinazione di abilità personali, sociali, comunicative, tratti caratteriali o di personalità, atteggiamenti, attributi di carriera, intelligenza sociale e dell'intelligenza emotiva, quella che viene identificata con la sigla EQ, Emotional Quotient, differente naturalmente dall'IQ che è il quoziente di intelligenza. Le soft skill sono più innate, ma si possono in ogni caso apprendere. Di contro, le hard skill, che sono la tecnica, rappresentano invece le competenze verticali di ogni tematica, per esempio la tecnica manageriale. Lo sviluppo può essere sul mercato domestico e o sul mercato estero. Il tema della giornata di oggi è l'internazionalizzazione, dunque il panorama da considerare è quello estero. Sicuramente il mercato estero rappresenta da un lato una grande opportunità, ma dall'altro un grande impegno ed un grande rischio, in quanto ci si trova di fronte al cambiamento delle, passatemi il termine, regole del gioco. Ci si dovrà dunque relazionare e trattare con lingue differenti, modi differenti, ma soprattutto culture differenti.
Questo di primo acchito potrebbe sembrare di nuovo semplice, ma in realtà ci si trova a dover comunicare ed agire utilizzando codici di cultura locale, anche diametralmente opposti ai nostri. È necessario dunque prepararsi correttamente per essere efficaci, per negoziare in maniera efficace, cioè conquistare il nuovo cliente o il nuovo partner senza disperdere energie e risorse, cioè tempo e denaro. Possiamo dunque affermare che il segreto del successo è l'arte del saper comunicare. Dunque, dove andare e come fare? Qual è l'obiettivo? Cercare un partner perché voglio produrre? Oppure cercare clientela perché voglio vendere? Qual è l'oggetto dell'operazione? Prodotti? Servizi? Identificare il paese che è il mercato di riferimento è un tema fondamentale. Com'è la situazione politica e economica del paese? C'è stabilità, guerra civile, corruzione? Come mi devo comportare? Qual è il tipo di cultura locale? High culture, low culture, cioè cultura diretta, indiretta? Dandovi alcuni esempi di cultura indiretta, parliamo della cultura inglese e americana, e esempi di cultura indiretta, la cultura giapponese, brasiliana, africana, indiana e medio orientale, inclusi Iraq e Iran. La cultura diretta comunica usando il sì e il no. Quella indiretta usa sempre il sì anche quando è no e va ad interpretazione di contesto. Per esempio la cultura giapponese. Di conseguenza non è assolutamente semplice. La cultura diretta poi usa le parole, l'indiretta usa espressioni del viso, ammiccamenti, gesti e silenzi. Il silenzio altresì dette ritmi e sottolinea l'importanza delle parole dette. Silenzio dopo aver detto una cosa importante, oppure un silenzio prima di dire una cosa importante per attirare l'attenzione. Il silenzio può comunicare apertura di dialogo, confronto, oppure chiusura e sospensione. Quindi dipende assolutamente dal contesto. Il modo di comunicare di noi italiani, che usa non solo il linguaggio verbale, ma anche il non verbale, cioè espressioni del viso, il gesticolare famoso nel mondo, la postura, la vicinanza, l'abbigliamento, i colori, ed usa altresì il paraverbale, gli ammiccamenti, il tono di voce, la velocità, per alcuni popoli sono modi considerati offensivi e rozzi. I popoli asiatici possono considerarci in questo modo. Altro tema molto importante è il ruolo della donna e la parità di genere. La cavalleria italiana, molto apprezzata in alcuni paesi, come ad esempio l'aprire la porta alla donna, gesto galante, è considerata una grande mancanza di rispetto, cioè un atteggiamento offensivo in Nord Europa, in quanto sottintende che la donna non sia in grado di aprirsi la porta da sola. Attenzione dunque al genere, uomo o donna, della persona da coinvolgere in trattativa. La donna sarà molto apprezzata nei paesi nord europei, UK e US, e sarà evidentemente meno apprezzata in altri contesti, come il Medio Oriente, Giappone e India. Quali sono poi le regole di business? Sono disposto ad accettarle? Per esempio, il governo cinese, per aprire la sede da parte di società estere in loco, richiede di essere azionista di maggioranza al 51%, dunque una joint venture di maggioranza. Sono disposto a questo? Se decido di no, allora posso creare una partnership con un operatore locale, oppure scelgo di non operare con la Cina, la scarto a priori, e decido di dedicare quindi le mie energie, tempo e risorse economiche alla valutazione di altri mercati. Posso altresì scegliere di muovermi creando consorzi con aziende amiche italiane, simili oppure complementari, a seconda del mercato di riferimento. L'estero ha dinamiche di size aziendale differenti, dunque presentarsi in compagine potrebbe essere una strategia di valore. Il tema reputazionale è fondamentale. Scegliere il partner giusto è d'obbligo. È necessario scegliere un partner che dia una buona reputazione sul mercato di riferimento. Questo però potrebbe significare considerare l'esborso di capitale, che comunque deve essere considerato come un grande investimento di sviluppo. Altra strategia è decidere di far fare il lavoro, cioè il fronting, al nostro partner, scegliendo di rimanere nell'ombra, come viene identificato come partner passivo, silent partner. Punto 3. Ricerca del partner cliente in loco. Come si procede? Quali canali usare? Vado in diretta tentando approcci con aziende sconosciute?
È strategico utilizzare l'approccio corretto per non compromettere la propria reputazione. È necessario avere il supporto di partner privati come facilitatori, consulenti interculturali, private advisor e partner governativi come consolati e per esempio ITA, Italian Trading Agency, che è un'agenzia governativa. Quindi insieme azienda, consulente e agenzia governativa si organizza e gestisce il momento di ricerca, di avvicinamento, confronto e infine incontro. Il momento del meeting sarà in strutture di prestigio che diano al nuovo partner e al nuovo cliente approcciato l'idea e la sensazione reputazionale e solidità. Quindi come possono essere per esempio meeting creati sui consolati italiani nei vari paesi o nelle camere di commercio. Giungiamo dunque all'obiettivo della nostra attività di consulenza, il business match e l'accordo tra le parti. Concludiamo dicendo che si inizia una prospezione di partnership con un dialogo di confronto, si procede con un accordo e si chiude con la creazione di valore. 1 più 1 uguale 3. Grazie per l'attenzione, io ho concluso. Eccellente, Samantha, eccellente. Hai dato degli strumenti concreti, una visione globale. Vi garantisco che Samantha è una persona che proprio opera concretamente sui mercati, cioè fisicamente si muove. Ed è vicino spesso a soggetti, a persone, ad imprenditori o C-level come Gabriele e come Matteo. Se posso permettermi, chiedo a Gabriele di raccontare la sua esperienza. Penso che tu abbia del materiale da proporre alla platea. Segnalo a tutti che siamo in pausa pranzo e quindi, cara platea, grazie per esserci, perché non è facile ascoltare questi argomenti durante la pausa pranzo. Poi ci sono i Simpson, però, se tradite i Simpson magari ne parliamo nel prossimo slot. Ti prego, Gabriele, se vuoi prendere la parola e raccontare la tua esperienza. Sì. Andiamo in condivisione. Perfetto. Ok, allora dopo che Samantha ha fatto un'introduzione estremamente completa, esaustiva sugli strumenti, penso che sia utile e interessante andare a fare una panoramica rispetto a un'esperienza sul campo, no? Quindi da una parte gli strumenti e modelli e dall'altra parte un pochettino di esperienza empirica. Prima di tutto la premessa importante: questa è un'esperienza che arriva da una startup, da un'azienda nata nel 2015, quindi quando Giuseppe mi ha diciamo invitato a far parte di questo panel ho immaginato subito cosa potevamo condividere noi come startup rispetto a un percorso di internazionalizzazione che parte da un presupposto, no? Chi ha letto il manifesto delle startup di Steve Blank sa che tra i punti principali si parla del fatto che una startup ha poco budget, ha pochi soldi e deve cercare di fare un percorso che sia prima di tutto efficiente, sostenibile e con le risorse che ha a disposizione e possibilmente anche se ne ha di non spenderle, per cui Steve Blank ci dice questo e quindi ci siamo immaginati un pochettino, mi sono immaginato di ripercorrere un percorso e di farlo mostrando cinque passi, cinque pilastri fondamentali. Ho pensato di definirlo in un concetto di growth hacking che vedremo dopo come definizione, perché probabilmente il hacking che si deve applicare quando si deve andare verso una sostenibilità per raggiungere un obiettivo con il minimo delle risorse, con il massimo del risultato, sia applicabile anche in strategie di questo tipo. Prima di tutto il contesto. Rapidamente, Zerint è una startup che nasce nel 2015 tra Pisa e New York. La mission di Zerint è quella di andare a ridurre quella che è la complessità nello sviluppo di prodotti e soluzioni nel mondo e nel settore Internet of Things, quindi agevolare l'accesso alle tecnologie per IoT, per aziende, per professionisti e per sviluppatori, e quindi poi di conseguenza adottare tecnologie e implementarle in prodotti e servizi per gli utenti finali. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso una proposta di mercato che, sintetizzata in due parole, è una piattaforma software, hardware e cloud che permette lo sviluppo di sistemi IoT per le imprese in un modo più semplice rispetto a quello che sono i classici approcci, in un modo più scalabile e
con sicurezza. Questo quindi è il nostro mercato di riferimento, si parla di Internet of Things, si parla quindi di contesto high-tech, vado quindi a descrivere un percorso che chiaramente parte da queste due premesse, una startup del mondo dell'high-tech. Qual è la nostra esperienza? Come dicevo, si parla di growth hacking. Cos'è questo? Cos'è questo approccio? Il growth hacking è un approccio, una strategia che molto empirica, se vogliamo, che definisce un po' una filosofia e una strategia per raggiungere risultati in termini di marketing, nasce nel contesto del web marketing, utilizzando poche risorse per massimizzare il risultato in termini di crescita della propria user base, della propria customer base e della propria visibilità, in modo da sfruttare quelle che sono le tecnologie del web. Questi cinque passi, secondo me, sono dei passi di growth hacking che potrebbero essere quelli applicabili da una startup del mondo high tech per potersi spingere a livello internazionale. Primo passo è sicuramente quello un pilastro che noi abbiamo definito, è quello della strategia. Noi nel 2015 ci siamo posti come prima domanda quello di immaginarsi quale fosse il mercato di riferimento per una startup che volesse proporre una tecnologia nel mondo dell'IoT. Il mercato erano gli Stati Uniti, senza ombra di dubbio. Sono tuttora, noi abbiamo più del 30% dei nostri utenti che sono statunitensi, per cercare di aggredire questo tipo di mercato con il minimo delle risorse, con rapidità e massima efficacia, abbiamo preso due decisioni principali. Uno è di affiancarci fin dall'inizio con un advisor esperto business angel in internazionalizzazione di cittadinanza statunitense, con cui abbiamo costruito fin dal tempo zero un branch negli Stati Uniti. Attraverso una presenza negli Stati Uniti siamo riusciti poi a impostare quello che era una delle possibili strategie di marketing prima che di fundraising, che è quello che io definisco e considero un'iniziativa di crowdfunding su Kickstarter. Principalmente lo si fa per marketing e per comunicazione, per far conoscere il proprio prodotto. Abbiamo fatto una piccola campagna Kickstarter, low cost, alto impatto. 400 persone da oltre 70 paesi, pronti via dopo 30 giorni che siamo usciti con il nostro sito, sul web, mettendo a disposizione quindi il nostro software ai primi early adopters. Cosa fanno di solito dei baker su Kickstarter? Prima di tutto fanno evangelizzazione, parlano di te, ci credono e cercano di diffondere il verbo. Quindi è già un primo network internazionale che ha la possibilità poi di espandersi e evolvere nel tempo. Il secondo pilastro è agire in termini di marketing e sales con delle azioni low cost per raggiungere un'audience internazionale. Strumenti classici, tema del web, quindi il proprio sito, blog, canali social, con un'impronta internazionale. La lingua principalmente, possibilmente, è l'inglese, se si parla di internazionalizzazione globale. Poi questa è la nostra esperienza, poi ovviamente, come Samantha diceva molto bene prima, ogni paese ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Attenzione a un suggerimento importante: le fiere internazionali, cioè si va all'estero con delle fiere non necessariamente con gli ottimi strumenti ICE, che noi non abbiamo per esempio mai sfruttato, mai utilizzato, ma si può andare all'estero supportati da incentivi delle camere di commercio, incentivi regionali che abbattono tremendamente quelli che sono poi i costi di investimento per poter avere una presenza all'estero. Una azione che abbiamo fatto noi molto importante è quella di raggiungere i clienti e gli utenti attraverso dei magazine locali con impronta internazionale. Ok, quindi mercato Stati Uniti, mercato India, noi usiamo il Python come linguaggio di programmazione, per cui il mondo degli sviluppatori indiani è un mondo per noi molto importante da raggiungere, magazine che raggiungono milioni di utenti che mai da soli potremmo raggiungere con pochissimo sforzo. Il terzo punto si aggancia molto a chi ha partecipato anche alla sessione precedente, il network europeo. Le opportunità, le grandissime opportunità di finanziamento che ci dà l'Unione Europea, che sono state descritte nello slot precedente, hanno un side effect molto importante, quello di poter creare un network. Poter creare un network per andare con una sola iniziativa, con un solo progetto, a raggiungere
realtà molto importanti dal punto di vista dell'innovazione, del go-to-market a livello europeo. Noi abbiamo fatto 3-4 progetti europei in questi 5 anni, si tenga solo in considerazione che lo sa chi ha partecipato un minimo progetto Horizon 2020 ha almeno dentro 10, se non di più. Nel nostro caso, per esempio, uno dei progetti a cui abbiamo partecipato aveva 15-16 partner da almeno 4-5 paesi diversi, 6-7 paesi. Questo significa avere la possibilità di raggiungere risultati internazionali con un'iniziativa molto efficace e anche ottima da gestire da vari punti di vista. Una menzione particolare c'è su uno strumento che non molti conoscono, che è l'Erasmus Plus. L'Erasmus Plus è una costola delle iniziative europee sotto il cappello Horizon 2020, che è molto interessante perché è un sistema, un cappello di iniziative progettuali molto snello, ha un focus molto forte sulla dissemination, ma soprattutto siccome va verso molto gli aspetti di formazione e training, per chi fa tecnologia, strumenti che potrebbero utilizzare dai professionisti del domani, è molto interessante perché si va ad evangelizzare poi tutta quella base di utenti, studenti e audience che poi saranno quelli che potranno utilizzare i nostri strumenti a livello internazionale. Il quarto pilastro sono le partnership. Da soli si va poco lontano. Noi abbiamo fin dall'inizio cercato di muoverci a livello internazionale come delle piccole formiche affiancate da dei giganti, che ci potessero dare due elementi fondamentali: supporto in marketing e sales internazionale, ma soprattutto quella cosiddetta tough leadership, quella leadership che da soli è difficilmente, senza una spina dorsale, un backbone dietro di noi, facilmente si raggiunge in poco tempo. Ho partecipato a fiere ospitati da partner internazionali, piuttosto che fatto webinar sul web con colossi come Google, come Amazon Web Services e come ST Microelectronics. Il quinto e ultimo pilastro sono ovviamente le persone. Senza le persone si va poco lontano. Attenzione, non siamo un team di 25 persone da 25 paesi diversi. Il 90% sono italiani. Ma noi si parla principalmente inglese in azienda e totalmente in inglese fuori dall'azienda. Okay, tutto il nostro materiale, tutto il nostro modo di comunicare in quella direzione. Abbiamo sviluppato un team di marketing che è in Serbia, il nostro business development in Austria, vi parlavo prima del nostro branch. Siamo 25 persone, una piccolissima startup internazionale dal punto di vista dell'approccio. Un suggerimento interessante sono da tenere in considerazione gli stage dall'estero, ok? Dalle persone che provengono dall'estero. Qualsiasi richiesta che vi arriva da opportunità di poter fare degli stage presso gli uffici vostri, sono il primo passo, il primo seme per poter costruire una figura che poi possa portare il vostro messaggio e quindi anche fare del marketing, fare del sales per voi all'estero quando torna a casa. E l'avete formata voi e si ricorderà sempre di voi. Quindi è importante pensare anche a un approccio tipo alumni dell'azienda. Noi lo abbiamo fatto fino al punto di essere, e questo è per me una cosa, un grande risultato, ma sottolinea anche quanto tanto c'è da fare e degli strumenti ci sono. Esiste uno strumento che sono le blue card, sono un po' le green card dell'Unione Europea. In questo modo si riescono ad attrarre talenti. Quei talenti sono asset che poi potranno andare all'estero a parlare di voi, della vostra azienda. Noi ne abbiamo attivata una e si consideri che le statistiche ci dicono che 2018 meno di 500 blue card, 500 attivate in Italia. E queste sono pochissime. Sono 500 talenti abbiamo attirato con il visto europeo. Chiudo con un paio di consigli per poter approfondire queste tematiche. C'è un libro che si chiama Startup Soar Coaching di Ray Garcia, che ha in una sua sezione in particolare il tema del social by design e dell'internazionalizzazione, di come poter creare un'impresa che di default by design ha un approccio verso l'importanza del network sociale e del network internazionale. Un altro suggerimento è Tech in the City, che è un'esperienza che nasce da due professionisti che lavorano nel mondo del contesto startup, ecosistema di New York. È interessante perché si scopre una parte di mondo che ci permette di capire come poter approcciare gli Stati Uniti come una startup e ci permette anche un pochettino di capire cosa si potrebbe portare a casa a livello di sistema paese per poter attrarre
attrarre talenti, attrarre opportunità, perché chiaramente l'internazionalizzazione la si fa anche stando qua e cercando di favorire e attrarre opportunità dall'estero. Grazie. Eccellente, grazie veramente perché hai dato concretamente esempio di come ci si muove. Sono molto contento che hai citato la Blue Card, io ci credo tantissimo, pochissimo attivate e peraltro un commento, quando c'è stata la Brexit ancora in via di definizione totale, c'erano 1.5 miliardi dei progetti H2020 sul tavolo del governo inglese che sono rientrati in Europa, nell'Europa continentale, con tanto di ricercatori che potevano fare tutta una serie di attività defiscalizzanti. E quindi, signori, questo voleva essere un esempio, speriamo gradito, concreto. Però abbiamo Matteo, una persona di grande esperienza, che ci ha già raccontato chi è, anche lui ha una visione su questo tema, ha del materiale da presentarci. Lascio la parola a te, Matteo, che farai tutto, sono sicuro, benissimo. Grazie. Grazie Giuseppe, buongiorno a tutti e buon pranzo se ci state guardando e mangiando. Tra l'altro io ammetto ignoranza totale, la Blue Card non la conoscevo assolutamente, quindi me la sono scritta mentalmente per ricordarmela. Mi fa molto piacere continuare sul percorso di oggi di internazionalizzazione. Ci saranno alcuni punti che sicuramente magari mi ripeto rispetto ai miei precedenti colleghi. Oggi vi vorrei dare un po' la mia esperienza, soprattutto in questi ultimi 3 anni, lavoratore in startup. Quindi un po' la premessa, ho sempre lavorato con oggetti che non si possono toccare. Però ho cercato un po' di estrarre i miei learnings anche per applicarli magari a chi di voi ha un'impresa che invece è più di prodotti fisici, magari è un produttore di vino e vuole e ci sta guardando perché vuole utilizzare l'estero. Quindi io ho 3 pilastri, sono più che altro 3 domande, 3 to-do list che mi faccio sempre quando approccio un processo di internazionalizzazione. Mi è capitato di farlo da italiano, però italiano che non aveva mai abitato in Italia dal punto di vista degli ultimi 10 anni, per lanciare in Italia ho qualche idea da condividere, ma anche da società italiana che poi è andata all'estero, in particolare in Germania, e fatto un po' di lavoro in Spagna. Le domande sono queste: come approcciare, identificare i clienti in questo nuovo paese, quindi più lato strategico, un po' il primo pilastro anche di Gabriele, da quel punto di vista lì. Come organizzare, anche io lo chiamo growth, la crescita, infatti stiamo parlando di crescita internazionale, il growth team interno, tra funzioni global, o se vogliamo, a volte vengono chiamate centrali, e local. La mia esperienza è davvero molto europea, quindi un po' più di intricacies tra Germania verso Spagna, verso Italia, piuttosto che regione Europa andare in un altro continente. Quindi giusto per essere precisi da questo punto di vista. E poi l'ultimo è i primi 3 mesi, i primi 100 giorni, se vogliamo pensare un po' a essere il presidente degli Stati Uniti, cosa faccio? Perché davvero i primi mesi, ma anche magari il primo anno, sono un po' il make or break it per l'azienda, per capire se davvero l'internazionalizzazione è un metodo viable per loro, per crescere in maniera profittevole. Andiamo sul primo. Quindi la parte strategica. Qui non voglio entrare nel dovete farvi il benchmark di turno, siete in Germania o siete in Italia, volete lanciare un altro paese, quindi guardate quali sono i competitors, un po' di ricerche di mercato, questo immagino lo sappiate. Il problema principale, secondo me, è che dopo che fai questa analisi, e soprattutto magari sei un country manager o sei comunque la persona addetta all'interno dell'azienda a lanciare in un nuovo paese, guardi all'interno e dici: ma dove sono le differenze rispetto al prodotto o al servizio attuale
che è stato già testato nel mercato mio italiano e quindi tutta la società lo ama, gli piace, le cose sono state fatte in un certo tipo di maniera, quindi dove sono le differenze è, devi dirlo a tutti che ci sono certe cose che sono state fatte in un certo modo o il prodotto è strutturato in una certa maniera e non va bene. E questo sarà l'inizio del vostro journey di sofferenza interna in cui dovrete praticamente convincere o il prodotto o l'imprenditore, o l'imprenditore stesso si deve convincere se stesso che deve un po' spezzettare il prodotto attuale per renderlo giusto, fit per il nuovo mercato. Non è facile perché c'è anche un po' di orgoglio in mezzo. Quindi questo è molto importante dal punto di vista strategico. Una volta che avete capito quali sono le vostre debolezze o i punti in cui lavorare, c'è da definire davvero qual è il target e quindi la vostra unique selling proposition nel mercato. Qui mi ricollego un po' a quello che è stato detto prima. Spesso i clienti, i target iniziali, devono essere un po' gli early adopters, quelli che vi trovano loro. Basta che facciate il minimo e stanno cercando quel tipo di prodotto e proprio sono la nicchia della nicchia, no? Che vi trovano via Google oppure vi trovano via Kickstarter. Perché Kickstarter ha funzionato? Perché è pieno di smanettoni, gente che vuole investire in roba nuova e quindi Kickstarter ha già creato quella comunità che è comunque molto piccola nel mondo. Quindi tu entri in Kickstarter e ce li hai già. Poi farò l'esempio di quello che abbiamo utilizzato noi in N26, però quello è fondamentale perché davvero non si hanno i soldi per entrare in un nuovo paese in generale come impresa, adesso ancora di meno, quindi bisogna trovare davvero, grazie al web, quei canali che con un minimo di effort interno poi riesci a svilupparli. L'ultimo punto è collegato. Google è il migliore in questo come canale per davvero farsi conoscere e funziona con i contenuti. Cioè quando dico owned media sono il tuo website o il blog, quindi poi indicizzato, ovviamente anche i social media, però lì si può parlare in una maniera più dettagliata, ma è un po' diverso. Come website, se tu vuoi entrare in un nuovo mercato, e questo è un approccio un po' diverso perché solamente la mia società era diversa. Quello che ha detto Gabriele prima di avere un italiano in inglese è molto importante, ma pensate davvero qual è il vostro target. Per noi che eravamo una banca digitale, o sia nella mia esperienza in N26, che è una banca digitale tedesca, sia nella mia azienda che si chiama Pentan Banca in Italia, per noi è molto importante la localizzazione anche dal punto di vista linguaggio. E quindi se vuoi entrare in un nuovo paese, il sito internet deve essere in spagnolo, francese, tedesco, portoghese. Non solo perché le persone non parlano l'inglese, se vuoi entrare in un mondo, cioè in una platea più ampia, ma perché cercano su Google nella loro lingua. Siamo in pochi, magari noi che siamo dentro Rinascita Digitale, probabilmente l'inglese lo mastichiamo di più. E io sono il primo che cerca in inglese su Google, faccio tutto in inglese, è la mia lingua principale. Però la maggior parte delle persone utilizza la loro lingua nativa. Google ha bisogno di leggere in quella lingua per indicizzarti e farti andare in alto. Quindi, di nuovo, una maniera abbastanza cheap, abbastanza economica per farsi conoscere. Localizzazione fondamentale. In N26, quando sono entrato, era tutto in tedesco e in inglese. Ho fatto il mio primo mese a riscrivere tutto in italiano, perché era fondamentale. Banalità, però, general manager, eccetera, facevo la traduzione. Che cosa avevo fatto? Per darvi un esempio pratico, in N26 avevo banalmente eliminato, ho guardato il mercato, Fineco, che era il nostro principale competitor, non faceva pagare i prelievi e non c'era questa idea di massimo tot prelievi in un paese, cosa che invece in Germania è completamente diverso. E quindi li avevamo tolti, è lo stesso per questa minimum user policy.
andare in Italia al tempo, all'inizio 2017, quando di nuovo c'era Hype gratis, Fineco gratis, tante altre banche digitali gratis, non potevi spiegare una regola super complicata che solamente in Germania poteva essere stata concepita, perché davvero dovevi leggerla per un minuto per capirla. Era un qualcosa di un non starter iniziale. Questo per darvi un po'... e ovviamente ho dovuto un po' lottare internamente per fare questi tipi di cambiamenti. La seconda parte, il growth team in generale, local e centralizzato, soprattutto se state parlando della vostra azienda o lavorate in un'azienda che ha sempre lavorato in un paese, il team marketing, il team prodotto vorranno ritenere le loro responsabilità. Quando apri un nuovo mercato, come abbiamo visto prima, ci sono nuovi needs, nuovi modi di lavorare, nuovi tipi di servizi, e quindi c'è bisogno di carve out delle responsabilità nuove per nuove persone. Quindi il team local. La differenza principale per non far lottare questi due team, chi ha responsabilità su cosa, tra locale e centralizzato, è definire l'accountability sui loro obiettivi. La mia ricetta semplice, che poi però vi invito a utilizzare, che un team locale è più importante l'efficacia delle loro attività, raggiungere un obiettivo generico, senza pensare a quante risorse, però e nuove idee, nuovi modi, come si lancia nel mercato italiano o nel mercato francese, con quali nuovi, un evento, i magazine, come è stato parlato prima. Ogni azienda avrà nella sua industria le sue capacità. Mentre invece il team centralizzato, che lavorerà con tante altri paesi, il loro obiettivo, come misurare la loro performance in più sulla efficienza. Utilizziamo il minor numero di risorse possibili per raggiungere quell'obiettivo. E i due si devono parlare, ovviamente. Però terrei questa come principale linea guida, per fare in modo che poi il vostro team sia davvero in grado di raggiungere gli obiettivi in maniera autonoma, non sempre chiedendo ad altri. E quando lanci un nuovo paese, di solito il local team si ritrova sempre un po' da solo, senza armi da poter utilizzare nel mercato, perché deve sempre chiedere al team centrale. E così non funziona. Sui partner vado più veloce, perché sono stati già stati menzionati prima. Davvero cercate di lavorare con dei partner che vi capiscano anche. Possono essere delle complementari per il vostro servizio, oppure possono essere partner di PR ability, i media. Qua, tanto penso che si faranno uno sharing delle slide. Proprio davvero ho messo un copy and paste dell'Excel che ho utilizzato per in questi anni, per davvero dividere in la split tra un team globale e un team country, che tipo di attività fanno, chi fa cosa. Ve lo lascio, stiamo anche finendo il tempo. E poi ci sono i primi 100 giorni. Entrerò nel dettaglio di quello che ho fatto in N26, però davvero è capire qual è... Non dovete copiare tutto, ma utilizzare le best practice o le practice già appropriate all'interno dell'azienda. Cosa ha funzionato in Italia? Perché così poi avete una buona base di partenza per il lancio in un nuovo paese. E fate davvero quello che ho spiegato nel primo punto, quali sono i vostri punti di debolezza nel nuovo mercato. Poi c'è e l'importanza, sia che siate un direct to consumer, sia che siate un B2B, long sales cycle, in qualsiasi tipo di azienda, digital o no, secondo me per entrare in un nuovo paese in Europa devi andare con una persona fisica che vada lì, che sappia parlare la lingua locale e incontri persone face to face. Gli eventi trade, come ha detto Gabriele, facilissimo all'inizio, perché prendi, compri il biglietto, vai e devi ovviamente mandare una persona che non faccia fatica a cominciare una conversazione con qualcuno, perché apprende notizia, comincia a tastare il mercato. Parlate con consulenti, con agenzie,
probabilmente avete bisogno di un'agenzia marketing, PR, magari è brutto dirlo, però fatelo anche per conoscenza, per capire come funziona quel mercato. È un po'... cioè, se, l'importante è magari avere anche l'intenzione di lavorarci con un tipo di agenzia, però a prescindere vedetene il più possibile, perché ognuno ha sempre qualcosa di diverso da dire. E parlate anche con i competitors. Io lo dico sempre, ma io sono entrato, io ho fatto investment banking per 7 anni, ne sapevo niente di fintech quando ho cominciato a lavorare in N26 e comunque sì anche con la mia azienda, ma ho sempre contattato bankers italiani di banche tradizionali attraverso il network e facevo pranzi con loro. E loro facevano pranzi con me e mi davano consigli. In un paese, perché non conoscevo l'Italia, però in un paese nuovo secondo me è fondamentale. E poi anche un po' per dare il gong dell'inizio delle danze di quando si lancia in un nuovo paese, pensate, magari con le dovute risorse allocate, a lanciare un evento che sia offline ed online allo stesso tempo, così che possiate davvero lanciare nel mercato, e crea anche un po' una deadline all'interno dell'azienda su quindi convogliare tutte le energie in un obiettivo e quindi lanciarlo nel mercato. Di nuovo anche qua vi lascio un esempio di quello che ho fatto in Italia, così ve lo potete leggere con a vostro tempo, piacere. È finito. Grazie Matteo, e peraltro devo dire, garantisco gli utenti che poi verranno veicolati tutti questi materiali e quindi avrete ampia possibilità di ristudiarli. Mi permetto di accennare ad alcuni elementi secondo me importanti. Samantha ci ha detto rispettate le culture e non solo ovviamente. Esempio concreto, lavoro con i mercati emiratini piuttosto che con i mercati della penisola araba. I top level che conosco statunitensi oscurano il loro sito dedicato a quel mercato, quindi quando arriva l'alba il sito si oscura, un bellissimo messaggio, buon momento di religioso, quando arriva il tramonto il sito ricompare, è estremamente rispettoso. Ma poi c'è anche quello che ci ha detto Gabriele, mettiamo a terra subito un rapporto con i mercati internazionali, abbiamo il coraggio di cominciare ad investire in consulenza andando direttamente a cercare una risorsa dall'altra parte, e aggancio con Matteo che dice sono andato all'estero, la prima cosa di cui mi sono accorto è che non dialogavano col mercato Italia, ho dovuto rifare tutto. Credo che oggi, signori, siano stati quindi messi a terra degli strumenti concreti. Una domanda molto, molto provocatoria. Pochi minuti per rispondere, abbiamo una 15ina di minuti. Voglio essere proprio provocatorio e devo essere onesto, non ne avevo parlato, mi è venuto in mente adesso leggendo un tweet. Domani mattina riparte il paese con ritmi diversi rispetto ad altri paesi. Sto pensando alla Cina, sto pensando alla Germania, che è ripartita ma sta facendo un po' di marcia indietro. Cosa potrebbe accadere? Secondo voi, se c'è un leggero disallineamento nei tempi di ripartenza di questo Gran Premio, no? Cioè sembrano quei Gran Premi che partono un pezzo, una alla volta le macchine, no? Come dire, distanziate a 5 centimetri, a 5 minuti, pardon, di distanza. Quali sono magari quindi i timori? Ma soprattutto se mi date un elemento di fiducia per dire come possiamo farcela. Posso chiedere per gentilezza a Samantha se vuole intervenire, ma anche a Gabriele o a Matteo. Samantha? Sì, dunque... Per chiaro un quesito, scusate. Sì, io do la mia interpretazione, diciamo. Quello che purtroppo noi non abbiamo il governo di quello che possiamo fare, perché ci viene dettato dall'alto. Una tematica che è stata aperta in queste settimane, c'è molto fermento, sono la possibilità da parte di fondi di investimento privati di erogare e andare in complementarietà rispetto a quello che è stato offerto dal lato ufficiale, diciamo, SACE e Cassa Depositi e Prestiti. Questo, se viene fatto in maniera reale, sicuramente è una buona partenza, però la nostra infrastruttura italiana è molto lenta, burocratica ma lenta, perché mancano le infrastrutture digitali, manca tutta una serie di autorizzazioni locali, quindi abbiamo dei problemi infrastrutturali importanti. È molto probabile che rimarremo indietro, è molto probabile che il 30% delle PMI non riapra e che la perdita di PIL non sia l'8, come è stato detto, ma io parlerei tranquillamente di un bel 30.
Ottimo. Perché c'è il nero che non viene considerato, tutto qua. Certo. Ti ringrazio. Posso chiedere, facciamo un giro, passiamo da Matteo questa volta, se posso permettermi, e poi a Gabriele per equilibrio. Per rispondere alla tua domanda, timori sul Gran Premio, quello vedremo, ogni paese avrà i suoi tempi, c'è cioè chi andrà più veloce di altri. Penso ci saranno due cose principali. Chi è già in Italia, ovviamente se l'Italia, soprattutto poi il suo core business, mi focalizzerei sul mantenerlo core, continuare nei limiti del possibile a continuare a renderlo produttivo. Se però aveva sempre già l'idea di c'erano le opportunità di andare all'estero, probabilmente si sta solamente magari rinviando di qualche mese, ma cominciare a fare quel lavoro di prepararsi al lancio in un nuovo paese, quello che abbiamo discusso in quest'ultima ora, continuerei a farlo. Magari non meno face to face, però stiamo abituando con Zoom, anche le fiere stanno diventando digital, quindi puoi cominciare a creare un po' di conoscenza, di network, eccetera. Anzi, adesso sono tutti più aperti a farsi queste video call. Io sto facendo ogni alle 7 di sera sempre una video call con qualche amico business, mi aprendo un bicchiere di vino, ormai sono abituato. E quindi la strategia, senza diminuire l'effetto Covid, però la strategia, se ce l'avevamo prima, aveva un senso, ha un senso anche adesso. La strategia long term, perché si chiama long term per quel punto, per quel motivo. Quindi chiudere, extinguish, come si dice in inglese, chiudere tutti i fuochi che ci sono, che è quello che c'è adesso, quindi pensarlo, però continuare ad avere questa idea di long period. Secondo me gli spunti di oggi valgono anche col Covid. Ottimo, Gabriele. Sì, sono d'accordo sullo scenario e sulle opportunità, sugli spunti che condivideva adesso Matteo. In due parole, timori. Io ho il timore che vedo più grande, anche in riferimento alla partenza non... mi viene, rispetto a come l'ha descritta Giuseppe, mi è venuto in mente il Palio di Siena, questa ricerca della speriamo di trovare il momento della partenza tutti insieme in cui tutti siamo pronti, ma siccome è complesso, il grosso timore che vedo è, per l'Italia perlomeno, è che l'Italia esporta beni e importa turisti. In entrambi le situazioni, se non siamo pronti da entrambe le parti, il problema, il grosso timore che vedo è quello. Quindi la mia grossa speranza è quella di riuscire a trovare rapidamente in parte perlomeno del mondo del mondo internazionale, dei mercati internazionali, un pochettino di concomitanza nella ripartenza e nell'essere pronti. Quindi questo è importante. In due parole rapidissimamente, anche secondo me non aspettare, anzi accelerare quelle che sono le opportunità di internazionalizzazione a maggior ragione. Come diceva Matteo, siamo tutti più predisposti in tutto il mondo a poter ascoltare e fare iniziative e avere dei canali di comunicazione virtuali. Quindi questo è molto importante. Tanta dell'esperienza che ho descritto io prima, che ha descritto anche Matteo, la si fa, e forse quasi quasi la si fa anche più facilmente con meno budget, raggiungendo gli stessi tipi di risultati. Quindi questo è il consiglio che do per progetti innovativi, progetti di startup. Recentemente Bill Gates ha fatto un'intervista in cui ha detto non si aspetta di ritornare indietro, si cerca di affrontare quello che è il new normal, no? Siccome il new normal è qua davanti, e siccome non tutti fanno high tech, fintech e IoT, anche chi fa logistica, chi fa distribuzione, chi fa commercio al dettaglio, cosa stiamo aspettando a far sì di poter sfruttare il digital per poter ampliare i propri canali di distribuzione? E io appunto sto parlando dalla Spagna, secondo me qualcuno in Spagna che oggi sta ordinando beni alimentari di alta qualità del territorio, sarebbe ben interessato anche a ottenere a casa il suo pacchetto di beni alimentari di alta qualità dall'Italia, ma non vedo tanta iniziativa rispetto a questo. Forse qualsiasi
anche piccolo negozio in provincia, nella nostra provincia italiana, avrebbe la possibilità di aprirsi all'estero con un'efficacia e con un boost che prima sarebbe stato impossibile immaginare. Perfetto, ancora una domanda, ancora un po' provocatoria, ma vi conosco, so che siete persone in gamba. Cosa rispondiamo a tutte quelle persone che dicono, può essere una persona anche di 60 anni, non necessariamente un giovane, but I don't speak English, io non parlo l'inglese. Mi diamo una dritta, un traduttore, come la vediamo? Velocemente vi chiedo un pensiero. Mi permetto sempre di chiedere a Samantha un parere, e per cortesia e perché operatrice internazionale che proprio concretamente aiuta imprenditori come Gabriele e Matteo. E poi passiamo a Gabriele e a Matteo, se posso. Dunque, io ho avuto un passato manageriale in organizzazioni molto strutturate, corporations, assicurazioni, banche, e quando mi recavo all'estero, soprattutto quando ero tra virgolette ricercata da organizzazioni che volevano portarmi a bordo, mi dicevano: ma come mai voi in Italia non parlate inglese? Perché purtroppo questo sta nei nostri retaggi. E il suggerimento è che io auspico che ci siano, ma vedo già degli avvicinamenti di persone di età avanzata per avvicinarsi a quella che è la lingua inglese. Sicuramente i trentenni di oggi possono fare di più, i ventenni di oggi sono sicuramente più preparati, ecco. La mia generazione un po' meno. Gabriele, posso chiederti? Sì, faccio semplicemente due provocazioni, perché tanto il tema è molto molto più approfondito da persone molto più esperte di me. Cosa poter fare oggi? Se oggi abbiamo una call con qualcuno di un paese di cui non ne conosciamo la lingua, non necessariamente l'inglese, probabilmente anche Zoom, ma Meet e Google, tutti i sistemi Google come Google Meet per fare le video call permettono di attivare i sottotitoli, per cui partite a fare la call e mettete i sottotitoli. E il secondo suggerimento e provocazione che do è invece di studiarvi e porvi il problema di come affrontare o non dover affrontare magari la call perché non, o l'incontro perché non si sa la lingua, spendiamo 5 minuti nel scoprire 3 aneddoti nella lingua del paese di origine e 3 espressioni nella lingua del paese di origine. Il 50% dei timori e della feeling negativo rispetto alla mancanza della conoscenza della lingua vanno giù totalmente, perché semplicemente ci si accorge e ci si rende conto che dall'altra parte c'è l'intenzione di voler entrare nella propria cultura e nel rispettosamente scoprire qualcosa di nuovo, per cui è dall'altra parte dell'interlocutore una cosa bella da scoprire. Ottimo, Matteo. Poi ovviamente l'inglese va imparato, va saputo, e su quello, e I don't speak English, da parte mia io ho una visione molto molto radicale del tema. Grazie. Ti prego, Matteo. Sono anche abbastanza radicale, dato che avete capito che ogni tanto me lo dimentico l'italiano. Chi sono le due persone che hanno poco più di 60 anni, che conosco abbastanza bene e non parlano inglese? I miei genitori. Quindi quello che vi vorrei dire, e sono insegnanti, soprattutto adesso devono usare Google Classroom, milioni di cose da imparare, spesso in inglese. Se non sapete l'inglese, chiedete a vostro figlio o a chiunque lo sappia, che abbia la pazienza di rimanere là 2 ore a spiegarvelo. Questo è quello che faccio io. Il secondo, sempre chiedendo a qualcun altro, ho insegnato a mia mamma che Google Translate, cioè quel tool dove fai copia e incolla dell'indirizzo email o dell'articolo in inglese, no? Lo copi e ti fa la traduzione in automatico. Non sarà la traduzione fatta da Dante Alighieri, però capisci il senso di quell'articolo, no? È stata la svolta per mia mamma, che così poteva leggere. È una scemenza, non lo sapeva, no? Quindi queste due cose, giusto perché comunque sia, penso che quando hai 65 anni e non hai imparato l'inglese sarà difficile imparare. Magari il terzo, Netflix, con i sottotitoli, io imparo le lingue così. Non guardatevi House of Cards, che è molto complicato, guardatevi quello dei supereroi, dove è sempre, cioè, sai già che cosa stanno dicendo, come dialoghi, molto semplici, e cominci a guardarlo così, in inglese con i sottotitoli in italiano. Questo secondo me è il modo più semplice. Ok, mi permetto di dire anch'io 3 battute su questo, una di basso livello, 2 un po' più in alto. Onestamente, ho 45 anni e non ho mai conosciuto un inglese che parla bene inglese. Never.
Ok, quindi be quiet, state tranquilli perché c'è la stessa difficoltà anche dalla parte opposta. Secondo elemento invece che voglio dire, mi permetto di suggerire, prendete semplicemente il vostro device, sapete già dove sono i tastini, conoscete le funzioni, provate a mettere la lingua inglese, vi accorgerete che già lo sapete. L'ultimo, io amo il jazz, quindi a me viene facile, però se ascoltate un film o ascoltate una canzone in lingua straniera, ci sono applicazioni come X Music Match che vi danno direttamente il sottotitolo, come suggeriva Gabriele per le call, e quindi semplicemente quello. L'ultimo elemento, io ho avuto un mentor sull'inglese che mi ha detto semplicemente pensa in inglese. Quando tu vuoi elaborare una frase e sei magari a fare una passeggiata, stai pensando a qualcosa, un amico, qualcosa, prova a pensarlo in inglese. Tanto se sbagli, stai sbagliando solamente con te stesso. Ok? Signori, io vi devo ringraziare, è stato un panel di altissimo livello come i precedenti, la presenza di Samantha fondamentale per guardare il punto di vista proprio di chi fa consulenza e poi ovviamente due esperienze concrete. Vi invito a seguire queste tre persone perché sono persone che danno valore, secondo me, al global, come hai detto tu Matteo, e l'efficacia su quei cinque pilastri come hai indicato tu Gabriele. Non dimentichiamo però la sensibilità che ha espresso Samantha, che poi diventa oggettività quando utilizziamo degli strumenti.